degli attivo dai 75 in poi, perché probabilmente si parla da poi andare a fare l'azione in gruppo. Per quanto riguarda queste due cose, ancora una volta devo dire che intanto le difficoltà del lago del Comodello di Montelupo sono quasi storie, quindi diciamo un po' visto, perché ci sono anche state difficoltà di dialogo tra i comuni, non so se ce ne siano voi, ma insomma è stato così. Il nostro aliato vuole tornare a ragionare su quanto detto più volte anche rispetto alla discesa. Tra l'altro l'emendamento 13 parla, come dire, la zona ricettiva esclusiva e professionale della zona sportiva della piaggia direttamente accessibile allo svincolo del Polieste. Questo io lo dico in massimo di rispetto, questa è la dimostrazione plastica che il centro-destra forse non si è reso conto abbia votato Monte Polo. Perché la zona sportiva e la struttura ricettiva esclusiva era prevista nel piano che la giunta Monte, Marcocini, Sani, Cellini, Pettinati, Aramini anche, aveva prevista la caccia, quindi io non capisco come si possa, lo dico in massimo rispetto, avere votato Montepolo, ma la piaccia la sportiva di fatto c'è più. Come si fa a pensare di poter, se ci sarà nel piano, è stata ammazzata, l'unica prospettiva che c'era era quella di poi andarci, tempo e calcio, rispetto a uno stato e quindi anche la pretesina, che poi qui sostanzialmente si parla della pretesina, avrebbe dovuto buona funzione dall'uscita di Firenze, della Firenze di Salicorno. Tra l'altro vorrei ricordare appunto riguardo il dialogo del Comodello di Montelupo, i carri sullo svincolo furono a causa del fatto che a un certo punto era tutto pronto, alcuni sindaco di Montelupo, ma io non ne ho mai visto, ma quella sindaco di Montelupo si riparti da capo. Quindi tanto per dire del dialogo tra due comuni confinanti e anche dello stesso segno politico. Quindi, però la Piaggia, dato che questa è una linea di faccia che ha presentato questa mozione, cioè la Piaggia poteva andare bene sul ragionamento se ci sarà, se sarà portato avanti quanto previsto l'altra volta. Quei famosi 4 anni quali siamo stati tutti a lavorare per lei, poi se lo prenderanno anche la sezione dello sport Cerrini, quando l'ufficio tecnico era praticamente paralizzato per lavorare con questi modi, cioè è stata ribaltata e il centro sportivo a Montemore, voglio sottolineare quella volta, prima sarebbe stato un centro sportivo del tempo di calcio, quello lassù è di nuovo via Sciai. Oddio perché rimanga a Besmalta. Poi via Sciai e poi avrà dei proprietari, insomma, in modo per sapere chi sono è facile da votare. Quindi è contraddittorio, perché si fa questo? Qual è la zona sportiva? Qual è la struttura ricettiva che vorremmo metterci? Lì ci deve essere la red house, come si chiamava, che Cerrini su questo era molto bravo. Mentre l'altra cosa, cioè che qua sono tutte e due la stessa cosa, io non lo so cosa sarà fatta la Cerrini. Di sicuro la zona di pregio, credo che ancora oggi venga considerata sia anche nei piani considerata la zona per quanto riguarda la protezione civile, quella di vita, la stoccaggio materiale, che sarà ancora così lì. Però mi piacerebbe sentire su questo, mi fermo qui, la fare troppo lunga, quindi le stesse cose, la piaccia, Montemorio, che era previsto, abbiamo finito, tanto la sindaco si è d'accordo, la fase di espropria e la fase della giunta qui di Marco Cipo, quanti punti, non è che fanno un sindaco di partita di sindaco, però evidente membro della, anzi presidente della commissione economia, cioè, la sindaco del chiesto, non è che è una giunta guidata a lui. Ecco, io vorrei sapere che pensa la giunta, cioè come si risponde a questo, sarete la parte della deficienza. Però la zona sportiva è ancora prevista, perché voglio ricordare, era una zona sportiva, come si dice, di iniziativa privata. Quello che ricordo io era che si faceva il grosso, era sulla del tempo di calcio, e poi sarebbe dato vita a tutta una serie di attività che avrebbero potuto realizzare, a campi d'accetto, con l'equitazione, forse un po' altre strutture, insomma. Quella era tutta lo studio e questa era la zona sportiva e lì dentro ci deve essere anche un bilancio. Ora noi siamo convinti ancora oggi che lì ci si poteva fare una struttura, anche un piccolo impianto di pallacanestro, insomma una riorganizzazione poteva fare, ma lo aveva detto poi no, si fa troppo lungo. Mi capirebbe sapere cosa ne pensi il sindaco, cosa pensa di fare la Piaccia, che zona è la Piaccia, se è di freddo, se c'è davvero un ragionamento del comune di Montelupo, che il comune di Montelupo la zona Piaccia vuole portarci una zona commerciale industriale sotto le fabbriche, e quando invece abbiamo tutto terreno campi e quant'altro. Voglio anche segnalare che per estensione la zona della Piaccia, la struttura sportiva c'è, che è l'ippodromo. Anche lì l'ippodromo, il maneggio, non l'ippodromo, anche lì mi garbebbe sapere che posizione abbiamo preso, perché lì c'è stata una fase in cui ero stato molto contattato all'epoca per vedere se si riusciva a coprire le giornali. Poi anche lì fu fatta una scelta, andò nella direzione di rivolgersi all'opposizione centro-destra. Salvo poi, io non lo so che c'è andato.
la conosciamo la situazione, lo sappiamo che c'è una struttura che fa ipoterapia per la visione di una struttura operativa, sarete stati contattati, mi piacerebbe sapere se anche su quello la sindaca ha un'idea e ha conoscenza del fatto, se è stata avvicinata, perché comunque non è proprio la viaggia, ma insomma come non appendice, cioè se si vuole poi la viaggia, perché da lì, dal campo sportivo di Novalità, è tutta zona che poi in qualche modo veniva coinvolta nel progetto, perché era una cosa grossa. Mi piacerebbe soprattutto avere un parere dal sindaco e dall'assessore Matteoli, che è rimasto, se ci dice qualche cosa. La piaccia è nella zona sulla destra, che è la strada per la Firenze, insomma è quella zona che poi c'è una via, in mezzo a destra pure Deppoli, che assiste come molto lungo, io che volevo consigliere di distratto, magari lo sapessero. Non lo spiego perché a volte mi viene chiesto, ma dove è la piaccia? Non sa quasi nessuno dove è la piaccia. Quindi se ci fosse una risposta sarei molto contento.